Percorreremo insieme a un ipotetico personaggio del passato, greco-romano, ripercorreremo quella che poteva essere una tipica giornata di una persona del popolo neapolitano intorno al primo secolo d.C., siamo in età romana. Questo incontro si inserisce in un ampio contesto che è quello della lampadoforia. Sulla pagina del Vaporetto avete visto di cosa si tratta. Per tanti secoli Napoli è stata la grande capitale di un grande regno, via via dominato da varie dinastie. Un secolo e mezzo di, qualcuno la chiamerà Unità d'Italia, qualcuno la chiamerà occupazione, sabauda, ognuno la pensi come vuole, ci hanno tolto in un certo senso le memorie storiche. Dobbiamo risvegliare la nostra coscienza storica, dobbiamo risvegliare il nostro sentimento identitario, già si sta sviluppando in tanti di noi. Questo è un tratto di mura in cui riconosciamo due diverse fasi, una del V e una del IV secolo a.C. È un tratto di mura che nasce inizialmente a unica cortina, cioè una sola fila di muraglie, che è quella interna, ed è del V secolo a.C. Vedete, e questa è solo la parte della base delle mura che si innalzavano per altri 6-7 metri. Era ammorsata la prima cortina nella collina con quegli speroni tufacei, quegli ortostati, quei blocchi di tufo ammorsati nella collina. La collina è stata scavata, non esiste più, sono rimasti nudi. Quelli servivano per ammorsare la cortina nella collina. Tengo a precisare il nome del primo eroe neapolitano. Era Egeas, era un principe, un cavaliere, e il primo di cui abbiamo notizia storica e morì per la città di Napoli. Durante l'assedio di Annibale uscì con la cavalleria all'alba dalla porta neapolitana che corrisponde alla porta capuana, uscì per respingere le truppe di Annibale e morì nella battaglia. Napoli fu fondata secondo lo schema Ippodame. Ippodamo di Mileto, un'isola nell'Egeo, era un urbanista greco del V secolo a.C. che, per semplificare lo schema delle città, per permettere una rapida pulizia delle strade, per permettere un rapido smaltimento delle folle, crea uno schema abitativo e viario molto semplice. Tre strade orientate est-ovest, sempre chiamate plateiai, così le chiamano i greci, tagliate ortogonalmente, cioè ad angolo retto, da una serie molto più grandi di, dicevano i romani, cardines. I greci dicevano stenopos. Ora scendiamo e ci vediamo proprio davanti alla chiesa di San Pietro a Maiella, davanti il conservatorio, e lì incominceremo a vedere ciò che ci hanno lasciato i nostri progenitori, ciò che è stato inserito come reperto archeologico in palazzi più moderni e perché furono inseriti alcuni reperti. Seguitemi piano piano. Ci troviamo sul decumano inferiore che noi chiamiamo via San Biagio dei Librari, e il decumano medio che noi chiamiamo via Tribunale, e il decumano principale, quello che ospitava al centro il foro. Questo lungo decumano che poi ci porta verso il foro è completamente diverso rispetto a quello che era nell'antichità questa platea. Innanzitutto pensate che il foro attuale è quello che corrisponde all'attuale piazza San Gaetano. Immaginate il foro antico, l'antica agorà, quella che poi fu addirittura ampliata dai romani, immaginatela che era almeno 50 volte più grande di piazza San Gaetano attuale. Secondo, scendiamo questo tratto di strada per arrivare dove sta quel campanile. Questo campanile riveste una grandissima importanza storica per vari motivi. Ora vedremo realmente qualche cosa che ci è rimasto dalle Neapolis antiche, che sta lì. Santa Maria della Pietra Santa, Santa Maria Maggiore della Pietra Santa, la cappella del Pontano cinquecentesca e rinascimentale, pezzi di recupero archeologico inseriti nel campanile. Alle spalle avete l'Istituto Tecnico Commerciale Diaz, il primo edificio costruito all'inizio degli anni 30 in cemento armato fatto in Italia, il primo, e sta a Napoli. Nel campanile della Pietra Santa vediamo inseriti elementi di recupero archeologico. Vedete, abbiamo delle colonnine di marmo, vedete delle, agli angoli delle basi marmoree, sono le aree marmoree commemorative di statue, e vedete dei pezzi di architrave, parte in basalto e parte in marmo e calcareo. Ce n'è una che è particolarmente importante, è quella che è stata recentemente imbrattata con la vernice nera. Quella che vedete è un pezzo di basolato, è un marciapiede di calcare che probabilmente nell'area del foro romano stava al di sotto di qualche porticato, di qualche edificio. Qualcuno 2000 anni fa ha inciso qualcosa con un chiodo o piuttosto con un punteruolo di metallo. È una cosiddetta, chiamiamola scacchiera, è un gioco molto in voga durante l'età imperiale. Ci siamo immersi finalmente in quello che era il foro antico.
non era per nulla diverso da ciò che stiamo vivendo in questo momento. Il chiasso, il vociare, la quantità di persone era più o meno la stessa. Si aprivano i battenti della Basilica, che si trovava sul luogo dell'attuale chiesa di San Lorenzo Maggiore. La Basilica che cos'era? Per noi Basilica viene dal greco Basileos, che significa regale. Per gli antichi, per i pagani, era il luogo dove si amministrava la giustizia. Qui si svolgeva il negozium, che era l'arte economica e commerciale che si svolgeva nell'area del foro. Però non dimenticate che Napoli era la tipica città dell'ozium. Noi non dobbiamo intenderla nell'accezione negativa del termine. L'ozium per gli antichi era stare con persone colte in luoghi ameni tra la bellezza dell'architettura e la bellezza della natura, a discorrere di filosofia, di storia e di arte. Alle spalle della Basilica c'era un edificio altrettanto importante, il Macellum. Entrambi gli edifici li possiamo vedere al di sotto di San Lorenzo Maggiore. Sono sopravvissute le fondamenta, alcuni tratti di strade del Macellum, e è sopravvissuta addirittura la parte centrale, il cortile, chiamiamolo, con un edificio circolare, una tolos, era un tempietto circolare sul quale veniva esposta la mercanzia, carne e pesce. Si avvia ad andare incontro alle ancelle, alla festa che sta per partire. Lui le vede, si appoggia, vede queste donne che si accompagnano in doppia fila, si appoggia qui e la sua mano cade proprio qui. La tunica, in una mano reca un canestro con le offerte, nell'altra una lunga pertica con una fiaccola, e ha il capo cinto da una coroncina di piume e una piccola ancella di tetra. In piazza San Gaetano partirà un nuovo evento, una teatralizzazione di un evento storico accaduto nel 326 a.C. che coinvolse i greci, i neapolitani ed i romani nel loro momento di massima espansione repubblicana verso la Campania. La Campania era contesa dai greci di Taranto e di Neapolis, era contesa con i Sanniti, era contesa con Roma, c'è una guerra in atto, Neapolis scongiura la guerra, cedendo in un certo senso ai romani viene fatto un patto, Napoli non viene conquistata con le armi ma apre le porte ai romani in cambio del mantenimento delle proprie tradizioni patrie. Quindi è un trattato di pace, ho avuto l'onore io di scrivere i testi della teatralizzazione, sono molto felice che abbiano dato i sedili di Napoli di Giuseppe Serroni questa possibilità. Sentiremo questo evento bello fatto da attori in costumi attendibili, non sono costumi inventati. Alla fine della serata sarà chiusa con la reale corsa delle fiaccole. Questa è la guarnigione romana capeggiata dal generale Publio Filone, che viene qui a Neapolis a stipulare il trattato di pace con il governo neapolitano rappresentato dai principi Ninfio e Carilao. Salve, Liane Pater! Admitte nostra numina lucentia di octure. Ita vultis, ita est. Bravo. Evviva la Basilica Napoletana. Vai davanti. La signora Partenope. Questa è Napoli. Decumani! Console Publio Filone, da oggi puoi fermare le tue legioni. Puoi interrompere l'assedio alla nostra polis, l'invitta Neapolis.
che le porte del Tempio di Giano Romano siano chiuse, che si celebrino sacrifici al terribile Ares e Atena dalle candide braccia faccia sentire la sua ragionevole voce. Qui, all'ombra dei colonnati del grande Tempio dei Dioscuri, tra fuochi sacri e suoni di sistri e di cembali, celebriamo la pace con te, potente Roma. Sapevi, Publio Filone, che le possenti mura di Neapolis restano invalicabili nei secoli. Mai nessun esercito le ha varcate in armi. Tu stesso ora ti dimostri ragionevole al cospetto delle alte muraglie. Io, Carilao, ti spalanco le porte cittadine e tu, Publio, entrerai nella nostra agorà disarmato a rendere onori ai nostri dei patri. Ma la nostra parola è una sola e dura nei secoli, Publio Filone. Le possenti mura di Neapolis si ergeranno ancora una volta come invalicabile baluardo e il nostro destino comune sarà eterno. Ateno Parmenide!